Eccoci qua, pronti e felici. Come hanno scritto, appena scritto Danna, è arrivata l'estate. Evviva l'estate. Caldo micidiale Trieste, qua siamo a circa 1000, no, qua siamo a 900 metri ancora. Al piani di Pecol. Abbiamo appena lasciato la Mario a Montase, ho preso qualcosa da mangiare, adesso andiamo al nostro rifugio Brazzate, dovrebbe essere attorno ai 1200. La cima del Montasio è, che è il nostro primo obiettivo, 2753 se non sbaglio. Porca gli stays. E speriamo che domani il tempo sia migliore per affrontare la scaletta Pipal e la via Findeneg, dove c'è il bivacco Surrengar, con dicono, hanno dato un nome allo stambecco che è sempre di stambecco checco. Bei colori avete proprio, mi piacciono questi colori. Fatta apposta, eh? Noi siamo da servizio fotografico. Noi che ci vediamo d'accordo, però non avrei buono. Ecco qua con le mie compagne di sventura, 1, 2, 3 e 4, e ci stiamo godendo anche l'arcobaleno. Ecco qua il nostro mattino dal rifugio. Siamo stati bravi ad alzarci alle 6:30 in modo da partire alle 7:30 massimo, perché lì il tempo non, già non è granché. Le prime luci dell'alba colorano il cielo di sfumature dorate, mentre ci avviciniamo al momento della partenza per il primo impegno serio su una ferrata per Amina ed Erika. Partenza alle 8:11. Forca di stays di sopra. Dall'altra parte abbiamo il bivacco Guarik. Dietro voi ne c'è il Merlone. Giù verso sud una buona vista sulla Mariana in prima fila. Poi si intravede il Colnudo, la Civetta addirittura. Riusciremo a partire appena prima delle 8, puntando alla ferrata della scaletta Pipa sul Monte Montasio. L'aria fresca della montagna riempie i nostri polmoni e il suono dei nostri passi risuona nel silenzio maestoso della natura. A dire il vero, proprio silenzioso no. Le mie compagne di arrampicata spaziano dal cibo alla moda, dalle amicizie alla corsa. Dario ha detto che parliamo tanto, due! Pensavo che abbiamo sbagliato strada! In ogni caso è una mattina perfetta per un'avventura che promette di essere tanto impegnativa quanto gratificante. Come? Siamo a 2270, quasi 2003, abbiamo da raggiungere 2753. Motivazione? A 100. 100. Quello che ha detto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe.
sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. E dal tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti, sei tutta la. Siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe. Allora, rapido sondaggio, morbo dire no. Alzi la mano chi ha già le mani fredde. Anche io. Sono tutti. Tutti nella stessa barca. Inizia la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Road, dammi un ghiaccio on the rocks, posti che non hai visto mai. Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di sport, lascia il segno dovunque vai. Sia lontano da me. Sì. Dopo aver indossato gli imbraghi sotto gli occhi disinteressati di mamma Stambecco e Cucciolo, ci fermiamo un istante ai piedi della scaletta a valutare la convinzione e la determinazione a cominciare questa avventura. Manu e Annalisa sono più esperte, ma anche Amina ed Erika, super allenate, hanno testato le loro capacità sulle rose d'inverno in Varosandra a Trieste. Vuoi che ti mando il video? Le mani che si sfiorano, gli occhi che si incontrano per farsi coraggio, un sorriso di complicità e qualche indicazione sul comportamento in ferrata, e quindi iniziamo la salita. Se la seconda tua ferrata siamo da soddisfazione, dai. Come ti chiami? Davide. Davide, io Dario. Il cuore batte all'unisono con il ritmo del nostro respiro. Si va. E qui come salire su una gru, dai, non è troppo alto, è ancora bene perché potrebbe venire fuori altro. Ecco, mettilo prima, sa? Manu, sempre prima, puoi già quasi metterlo il successivo. Come prima? Sempre, devi sempre appenderti, quello considera che adesso se tu cadevi là, arriva fino laggiù più un altro 2 metri. Wow, ok, andiamo. Appena abbiamo un chiodo di differenza puoi andare. Ah, dov'è il chiodo? Adesso lei è presa, quindi se lei anche cade adesso non arriva fino a là, quindi può cominciare a andare. La roccia sotto le dita è fredda e solida, forza implacabile della natura. Ma ogni tanto qualche sasso che arriva dall'alto ci ricorda che questa compattezza è messa a dura prova dagli agenti atmosferici e, più che incauti alpinisti, la responsabilità della caduta delle pietre è dovuta ai numerosi stambecchi che accompagnano tutta la nostra salita. Adesso ti prendi la tranquillamente. Ogni gradino della scaletta ci avvicina sempre più al cielo e con ogni passo sentiamo crescere l'intensità del legame che unisce le persone che hanno lo stesso obiettivo in montagna, raggiungere la vetta. Tutto in scioltezza, Mina? Sì. Vuoi anche canticchiare, vero? Non era male. No, no. Bellissimo. Allora. Allora. Vedo qua le altre compagne. Tratta 6.
quella vecchia, è terribile. E vedi, quella là era una volta, ed era scomoda perché eri appresso alla roccia e quindi i piedi non riuscivi a mettere i piedi. Ah, perché i puristi non dovrebbero neanche toccare il cavo. Ma io sto toccando una scaletta e quindi tocchi... No, infatti, appunto. Siamo consapevoli di non essere Messner o, vista la maggioranza di donne, Nives Meroy. Ma per noi abituati al mare e al piano di una corsa sul territorio carsico, questa giornata rimane memorabile e impegnativa. Ora che arriva la nebbiolina, incontriamo altri alpinisti e scambiamo qualche scherzosa battuta. C'è qualcosa di magico nel condividere un'impresa come questa, una connessione che va oltre le parole, oltre il tempo. Siamo partiti da Trotta. Uno. E arriviamo a Trotta? 10. Penso un po' di più. No, non lo so perché questa è nuova. Soprattutto se sono sassi grossi, mi raccomando non metterti i piedi sopra, perché se ci arrivano qua è grave. Tratta 11, manca poco, sì, dovrebbe essere l'ultima tratta di... Sì. Ecco, con i nostri compagni di viaggio. Salute. Uno opposta, vai con gli opposti. Altro che. E tu non fai pallavolo? No, pallavolo no. Peccato. Palestra, come tutti gli altri. Ah, vedi. Bravo. Vediamo ancora. Ancora un po', ma non tanto, dai. Condividete esperienze bellissime alla fine, no? Sì. Se queste ferrate. C'è una cosa bellissima. Grazie. Arrivati in cima ci fermiamo per ammirare il panorama mozzafiato. Il mondo si distende sotto di noi in un mosaico di verde e blu. Le vette lontane che sembrano toccare le nuvole. Verso sud la bella catena del Canin, con il suo ghiacciaio e il Monte Forato. Attorno la vista spazia sul Mangart, lo Jofuart, il Triglav, la vetta più alta delle Giulie, in territorio sloveno. Mi volto verso le amiche atlete. Gli occhi brillano di una luce speciale, quella della realizzazione di un obiettivo, di una fatica che chi pratica l'atletica conosce bene e che viene accompagnata dagli ormoni del compenso, le endorfine che si legano ai recettori opioidi del cervello e producono sensazioni di euforia e piacere. Questa è la seconda cima delle Giulie. Dai. Quella della prima. È il Triglav. Shreds of world. Senza dire una parola, o quasi,
Battiamo il 5 in un momento perfetto, sospeso tra terra e cielo. Bella questa salita, è bella però. Divertirsi altro. Mi voglio bene, ma divertirsi altro. Cioè, mi diverto con voi, ma... Il Montasio, con la sua imponente e selvaggia bellezza, è il nostro testimone silenzioso. In questo luogo, dove la natura regna sovrana, abbiamo suggellato un patto. Una prima volta, per Erika e Amina, forgiata nella fatica e nella determinazione, ma anche nella meraviglia e nella scoperta. Il rientro in discesa lungo il Ghiaione rappresenta un'ulteriore prima volta per Erika. Per nessuno di noi il dolce che ci regaleremo a rifugio sarà una prima. Cosa dicono? Che la luce in fondo al tunnel del treno che arriva. And I'll rewind the past like a dream. Qui abbiamo incontrato compagni di cordata. Ciao. Eccoli qua. Ciao. E venite da voi? Da Sagagna. Ah, no. Sì, da conosco bene. Le cicogne le conosciamo bene. Di dove sei tu? Andiamo dalla montagna portando con noi non solo il ricordo di una scalata, ma di un'esperienza che ci ha resi ancora più uniti. La ferrata della scaletta Pipana è diventata il simbolo di un'avventura vissuta assieme, un capitolo indimenticabile della nostra storia, scritto tra le rocce e i cieli del Monte Montasio. Siamo qui al rifugio Brazzastimo per abbandonarlo, ma prima vogliamo sentire un po' da Valentina che cosa ci fa qua. Ciao, io sono Valentina e gestisco insieme a mio fratello, a mia sorella e a tutti i miei collaboratori, sono bravissimi, questo rifugio di Brazzà. E niente, siamo qua sull'altipiano del Montasio, a 1660 metri, e siamo qua da metà giugno a metà settembre tutti i giorni, e poi fine settimana, se il tempo lo permette, accogliamo chiunque voglia venire, anche solo insomma farci una visita. E com'è la vita qui serena? Si fa baruffa o non si fa baruffa qua in montagna? Si fa sempre baruffa. Baruffa c'è sempre, l'importante è fare pace. Brava, bella frase. E sei un'esperta che vai spesso a camminare in montagna, ce la fai? Quando si riesce sì. Ne fate poco. Però insomma quando si può si va, insomma, si cerca di ricavarsi. Grazie che ti ho rubato 2 minuti del tuo tempo. Grazie a ciao, te, ciao. Tonight.